Good evening, ladies and remaining gentlemen. Il 2018 è iniziato alla grande, la marijuana è diventata legale e la molestia sessuale illegale. Questa è la prima battuta di Seth Meyers, che quest'anno ha condotto la 75esima edizione dei Golden Globe. Dopotutto non poteva che aprirsi così, con una battuta sul tema della serata, l'iniziativa Time's Up, che ha portato tutte le star a sfilare in nero sul red carpet in segno di protesta contro le molestie a Hollywood, che nei mesi scorsi hanno letteralmente travolto i protagonisti del mondo dello spettacolo, da Harvey Weinstein a Kevin Spacey. Per quanto riguarda i premi sul fronte cinematografico, la Hollywood Foreign Press ha scelto come miglior film drammatico Tre manifesti a Ebbing, Missouri e come commedia Lady Bird di Greta Gerwig, mentre Coco è risultato essere il miglior film di animazione. Il Globo d'Oro per la miglior regia è andato invece a Guillermo del Toro per La forma dell'acqua, film che accorcia così la sua corsa verso l'Oscar dopo aver conquistato anche Leone d'Oro a Venezia. Tra gli attori, James Franco ha vinto come miglior attore protagonista in una commedia grazie al film The Disaster Artist, mentre Gary Oldman ha ottenuto lo stesso premio nella categoria drammatica con L'ora più buia per il suo ruolo di Winston Churchill. Tra le donne hanno conquistato il premio di miglior attrici Saoirse Ronan, protagonista di Lady Bird, e Frances McDormand con il drammatico Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Dal piccolo schermo c'è un grande vincitore, Big Little Lies, che non a caso parla della violenza domestica, di abusi e di molestie attraverso le storie di Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz, Nicole Kidman e Alexander Skarsgård, questi ultimi due entrambi vincitori per il loro ruolo. Niente da fare per gli italiani, quindi, che erano in nomination con Jude Law per The Young Pope di Paolo Sorrentino, Call Me By Your Name di Luca Guadagnino ed Helen Mirren, che gareggiava per Ella e John, The Leisure Seeker, di Paolo Virzì.